sono particolarmente felice di vedere qui stasera così tanta gente, insomma una sala piena, una serata festiva di domenica, quando forse si dice che l'arte e la storia non hanno così tanto appeal, cosa che invece la Santa Vicenza cerchiamo di smentire. E sono felice appunto anche perché stasera quello che faremo è un viaggio nell'arte, nella storia che caratterizzano la bellezza del nostro patrimonio culturale. E lo faremo attraverso la figura e l'opera di una figura appunto importantissima nella storia della cultura del Seicento siciliano. Il nostro convegno è infatti dedicato a Pietro Novelli, artista poliedrico che ha prodotto moltissimo come disegni e poi dipinti, e che anche a Santa Lucia del Mela e a Milazzo ha lasciato le sue opere. Noi lo ricordiamo soprattutto a Santa Lucia del Mela per una tela che vedete qui riproposta nella foto di Franco Pittivò alla mia destra, che rappresenta ecco, anche le mie spalle, infatti, queste sono le immagini che ho preparato per ingannare l'attesa, e che rappresenta San Biagio che intercede per le anime del Purgatorio. Questa è una tela datata 1645, è custodita in uno dei monumenti simbolo non soltanto del nostro territorio, però per insomma, l'intera prelatura, è infatti custodita all'interno della Basilica Concattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Questo viaggio che faremo nell'arte e nella storia lucese è guidato da un ospite d'eccezione, infatti sono davvero lieta e orgogliosa di avere qui accanto a me Elvira D'Amico. Elvira D'Amico è storica dell'arte ed è dirigente alla Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali a Palermo e si è occupata a varie riprese di Pietro Novelli, curando anche una mostra che ha fatto un po' insomma storia perché ha avuto anche una risonanza critica notevole, una mostra del 1990 allestita a Palermo e dedicata all'intera opera di Pietro Novelli. Però Elvira D'Amico non si è dedicata solo a questo, perché in effetti ha curato cataloghi su vari artisti barocchi, però anche lei è una studiosa a tutto campo perché ad esempio ha anche scritto due romanzi storici che magari in questa cornice sembrano insomma fuori di luogo, però in effetti vale la pena citarli proprio perché insomma è bello quando ci si dedica con questa passione alla cultura davvero in tutti i suoi aspetti. E si è anche occupata di tessuti e stasera appunto ci parlerà di un inedito. Non anticipo niente perché insomma davvero sarà una relazione molto interessante e piena di retroscena. E, prima di andare avanti ricordo che questa iniziativa è stata curata dall'Associazione Turistico-Culturale Blog del Mela, che ho il piacere di presiedere insieme a soci validissimi che ringrazierò uno a uno dopo, alla fine della serata, anche perché come dicevo prima alla dottoressa, in effetti investire sulla cultura è sempre una sfida difficile, ed ecco perché siamo contenti quando poi il pubblico risponde positivamente. Anche perché in effetti per troppo tempo si è pensato che forse la cultura fosse tra virgolette inutile per riuscire a valorizzare e rilanciare l'economia di un territorio, cosa effettivamente sbagliata. C'era addirittura qualcuno che diceva insomma, che con la cultura non si mangia, quindi fino a quando cioè noi non riusciamo effettivamente a smontare questi cliché, questi stereotipi che condizionano anche negativamente il futuro delle nuove generazioni, in effetti non abbiamo fatto niente per far progredire insomma, la società in cui viviamo. Invece questo è l'obiettivo dell'Associazione Culturale Blog del Mela. Questa iniziativa è stata possibile anche grazie al patrocinio del Comune, in particolare grazie all'assessorato ai beni culturali rappresentato da Rosario Torre. Vi passo la parola per un saluto istituzionale anche da parte del sindaco Nino Campo, che non può essere presente stasera. Buonasera a tutti, io porto i saluti anche del sindaco che ha avuto un contrattempo in famiglia e dovrebbe essere qui intorno alle 20, non so chi troverà alle 20, però ci sarà modo per salutare anche la nostra illustre ospite di cui ha parlato poco fa Katia. Santa Lucia del Mela, come molti di voi chi ha i capelli bianchi di un po' meno può testimoniare, è stata sempre un luogo
dove l'arte, dove alcuni autori noti e di spessore, io poi ne citerò giusto qualcuno perché tutti ce li abbiamo sotto gli occhi, però poi non riflettiamo su chi siano questi personaggi che hanno lasciato a Santa Lucia del Mela delle opere abbastanza importanti, ed erano autori non solo importanti per conto loro, ma perché provenivano spesso da scuole di autori ben più noti a livello nazionale ed internazionale. Questo grazie anche alla presenza della prelatura, che sicuramente ha attratto nella nostra città degli autori e delle opere abbastanza importanti per una città che era, diciamo, rispetto alle altre piccola, ecco, soprattutto nel periodo medievale. E volevo solo dire alcune cose brevemente. Intanto, quando si parla di cultura, così come quando si parla di alcuni settori, diciamo, questo succede anche a livello nazionale purtroppo, e siamo tutti bravi a dire bisogna puntare su questi settori, però poi sappiamo che nel momento in cui bisogna mettere anche i fondi necessari per far andare avanti determinate tematiche, tipo quella dei beni culturali, sappiamo invece che poi dalle parole non si susseguono dei fatti abbastanza importanti. E notizia proprio di questi giorni di quell'opera rubata a Roma, e sentendo il commento del giornalista che diceva c'erano le telecamere, però non c'è abbastanza personale per poter fare la vigilanza, colpa anche dei tagli. Purtroppo trafugare un'opera oggi, soprattutto in certi posti, non è del tutto facile, e farlo all'occhio, cioè così, alla luce del giorno, e dire anche determinate cose assimilate alla mancanza di fondi, penso che ci debba far riflettere. E mi fa piacere anche che ci sia un'iniziativa dell'attuale ministro, ministro Franceschini, ministro per i beni e le attività, per i beni e le attività culturali e il turismo, che praticamente ha stanziato 100 milioni di euro l'anno per 5 anni dal 2016 al 2020. Questo è un impegno che è stato preso proprio recentemente, la notizia del 27 novembre, e speriamo intanto che nel 2016 veramente si possano avere questi fondi, che direi sono pochi, 100 milioni di euro l'anno per un settore così importante quale quello della tutela del patrimonio culturale, però è già un segnale. E speriamo pure che non vengano, come spesso accade, purtroppo questa è una brutta abitudine che abbiamo noi in Italia, che poi non vengano stornati per altre cose. Purtroppo questo lo possiamo attestare in diversi settori, si stanziano dei fondi, ci sono i decreti, ci sono degli impegni ufficiali, poi per qualsiasi motivo arriva qualcun altro e toglie quei fondi, cancella tutto quello che è stato fatto, e questa purtroppo è una cosa che solo in Italia riusciamo a fare. E brevemente vi volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda il Pietro Novelli, che dopo la nostra illustre ospite sicuramente ci spiegherà abbastanza dettagliatamente, ci sono a Santa Lucia, c'erano meglio, tre opere, una è proprio datata e firmata, è questa qui che vedete qui alle mie spalle, e l'altra è attribuita a lui ed è San Gregorio Taumaturgo ed è dello stesso anno, però non è né firmata né datata rispetto a questa qui, e l'altra invece, la terza, fa parte di un lunghissimo elenco che io sto cercando insieme anche ad alcuni studiosi
di completare e di consegnare ufficialmente al nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, perché se controllate per, sul sito di questo nucleo dei carabinieri, su Santa Lucia del Mela risulta solo un'opera, la Madonna del Riposo, e mentre tutte le altre, e io qui ne ho elencate ben 44, non risultano, e tra queste c'è un'opera che in passato gli studiosi, quando dovevano descrivere la chiesa di San Nicola, che molti di voi conoscono, un'opera che veniva descritta come la più importante della chiesa, cioè non parlavano nemmeno della statua del San Nicola attribuita al Calamet, non parlavano di nient'altro di quella chiesa, ma parlavano solo di quest'opera, ed era il martirio di Sant'Eustachio, datato 1635, attribuito proprio al Pietro Novelli. E quest'opera dalla chiesa di San Nicola il 29 febbraio del 1944 è passata al Palazzo Vescovile. Dopo quella data non se ne sa più nulla, quest'opera è sparita, quindi non sappiamo nemmeno in che anno sia sparita, però abbiamo le testimonianze scritte di questi passaggi e anche la descrizione dettagliata della, di quello che c'era raffigurato in questa tela. Quindi consegnare al nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale anche una scheda così, senza avere una foto, dove, dove c'è la descrizione dettagliata di quello che viene raffigurato, credo che sia abbastanza importante, non solo perché è un'opera attribuita al Pietro Novelli, ma perché se andiamo a controllare anche dalla ricerca iconografica, non sono molte le opere che raffigurano il martirio di Sant'Eustachio. Quindi è importante portare avanti ricerche di questo tipo e poi fare le denunce per cercare di recuperare quello che abbiamo purtroppo perso. Invece non siamo qui per parlare di questo, ma dobbiamo parlare soprattutto di quello che vediamo sotto i nostri occhi, tutto quello che di bello custodiscono. Io voglio fare solo un esempio di tre strutture cittadine, di tre monumenti: il castello, la cattedrale e il Palazzo Vescovile. Solo per citarvi chi sono questi autori. Noi abbiamo la Madonna della Neve, che è di Antonello Gagini, che veniva considerato e viene considerato tuttora il Michelangelo di Sicilia. Abbiamo la statua di San Michele Arcangelo, che oggi si trova dentro al castello e che proviene dalla chiesa omonima, e che invece è attribuita ad Andrea Calamet, che è stato allievo del celebre scultore fiorentino Bartolomeo Ammannati. Abbiamo, questo grazie anche agli studi condotti da uno studioso che vedo tra di voi, che è il dottor Massimo Trigomo, abbiamo anche avuto la possibilità di scoprire recentemente che la ricostruzione della chiesa, l'ampliamento della cattedrale normanna, che è avvenuto tra la fine del 500 e il 600, è stato attribuito, grazie a questi studi del dottor Trigomo, a Jacopo del Tuna, che fu persino assistente di Michelangelo. Poi abbiamo il Pietro Novelli, di cui parleremo, che è stato considerato Raffaello di Sicilia. Abbiamo delle opere di Alonso Rodriguez, sia il San Pietro e Paolo dentro la cattedrale, ma anche altre opere che si trovano nel Palazzo Vescovile e forse un'altra che è attribuita anche a lui dentro la chiesa del Sacro Cuore, che è qua vicino a noi. E Alonso Rodriguez, per chi non lo conosce, è stato influenzato non solo da Caravaggio ma anche dalla pittura veneziana dei più famosi Veronese e Tintoretto. Poi abbiamo anche opere di Filippo Iannelli, un autore castrense che è nato a Castroreale, però si è spostato a Santa Lucia del Mela, dove è morto e sepolto dentro la nostra cattedrale, e mi fa piacere anche avere qui una ragazza che è la dottoressa Antonella Civino, che ha fatto una tesi di laurea sulla figura di Filippo Iannelli e di Francesco Iannelli, del fratello. E poi abbiamo anche opere di Giuseppe Salerno, detto lo Zoppo di Gangi, che recentemente invece
La stessa opera è stata attribuita al più noto pittore Hans von Hagen. Abbiamo opere di Deodato Guinaccia, allievo di Polidoro da Caravaggio, e abbiamo persino un'opera che è il Polittico, che si trova dentro al Palazzo Vescovile, che è attribuita ad Antonello De Saliba, che è stato non solo allievo ma era persino nipote del grande Antonello d'Alessia. Quindi fatto questi cenni solo per farvi capire che cosa abbiamo avuto la fortuna di ereditare dal passato in questa città, e soprattutto per sensibilizzarvi e sensibilizzarci per l'opportunità di conservare realmente per il futuro non solo queste opere che sicuramente sono tuttora, diciamo, ben conservate, ma per cercare di conservare e preservare anche tutte le altre opere che purtroppo attualmente non si trovano in uno stato di conservazione ottimale. E per ultimo vi volevo anche citare una cosa che ho scoperto da poco da una rivista del 1904, ecco, questa è un'altra cosa che ho inserito in questo elenco recentemente, c'era persino un gonfalone del 1497 che era stato realizzato per la città proprio di Santa Lucia da Pietro De Saliba, che è fratello di Antonello De Saliba, quindi nipote di Antonello da Messina. Chiudo ricordandovi, non è inutile dire quello che è successo in questi anni, noi abbiamo avuto purtroppo anche dei danni non dipendenti da noi, dagli agenti atmosferici, anche sul nostro patrimonio architettonico, e ci sono tuttora in corso degli interventi e dei tentativi per cercare di reperire i fondi necessari per restituirli alla fruizione più completa. E una piccola iniziativa che spero di ufficializzare diciamo in un modo più adeguato in questi giorni è quella con cui ho fatto istituire un capitolo di bilancio nel nostro comune, proprio intitolandolo ai beni culturali per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e tutte le opere necessarie per valorizzare il patrimonio posseduto sia dal comune di Santa Lucia del Mela, ma anche da tutto il patrimonio presente, che per la maggior parte è proprietà dell'arcidiocesi di Messina Lipa di Santa Lucia del Mela e persino anche di privati. E destinando il 25% della mia indennità già sono riuscito a reperire una buona somma per fare un intervento di restauro di un'opera, e spero al di là della scelta, perché è difficile sceglierne una perché ne abbiamo diverse che necessiterebbero di un intervento immediato, e spero che con questa iniziativa che si chiamerà Adotto un Monumento di poter contribuire a reperire ulteriori fondi da parte di cittadini o studiosi o altri appassionati che vorranno darci il loro contributo per cercare di valorizzare questo enorme patrimonio storico che, ricordiamoci, abbiamo ereditato e abbiamo il dovere di farlo ereditare anche ai nostri figli, ai nostri nipoti, a chi verrà dopo di noi. Quindi passo la parola alla dottoressa Emilia D'Amico e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie per averci immesso subito nell'atmosfera che adesso accompagnerà la relazione di Emilia D'Amico, e grazie anche perché in effetti ci ha fatto riflettere su una cosa: in tempi in cui gli sprechi della politica e la disattenzione delle istituzioni provocano anche umiliazione e sfiducia nei giovani, come recentemente detto il Censis, insomma, fare una scelta quale rinunciare a una parte della propria indennità di carica per istituire un capitolo dei beni culturali che incredibilmente mancava è davvero un bel segnale. Anche perché del tutto in controtendenza, appunto, ripeto, rispetto alle notizie cui siamo abituati. E d'altra parte abbiamo parlato di conservazione, è vero che bisogna conservare il ricchissimo patrimonio
che abbiamo a nostra volta ricevuto vivendo qui a Santa Lucia del Mela, però che fosse importante conservarne la memoria. E quindi proprio su questo ho subito la parola per dire ad Amico, perché conservare la memoria dei monumenti forse significa anche guardare con occhi diversi quello che siamo magari abituati a così osservare distrattamente, anche con disattenzione, senza magari sapere la storia che in effetti costruiscono le opere e senza magari conoscere tanti dettagli della vita del loro autore, che anche in questo caso possono riservare delle sorprese. Io stessa, per esempio, leggendo più attentamente la biografia di Pietro Novelli in vista di questo incontro, insomma, mi sono stupita di molti aspetti che non conoscevo di questa figura e che invece adesso magari mi spingono a guardare le sue opere con tutti voi. Forse questo è il compito che la critica artistica sempre dovrebbe avere. Grazie. Allora, io innanzitutto devo ringraziare il signor sindaco e l'assessore dei beni culturali per avermi accolto in questo edificio antico, edificio storico che appartiene al comune di Santa Lucia, come tanti altri edifici così antichi, così bellissimi di questo borgo, direi, perché come si usa dire oggi diciamo, appunto, si chiamano più borghi che non paesi, cittadini, c'è proprio questa, giustamente. E poi io un ringraziamento particolare che voglio fare ai ragazzi del blog del Mela, perché sono stati di una squisitezza questi ragazzi e soprattutto di una professionalità che io veramente non mi aspettavo. Veramente hanno fatto un lavoro di squadra e squadra vincente, diciamo, come si suol dire, squadra vincente non si tocca. Quindi, detto ciò, ecco, stasera noi parliamo di questo pittore, di questo Pietro Novelli, il più grande pittore del Seicento, e perché a Santa Lucia in particolare? Ecco, perché io mi sono accorta di una cosa, mi sono accorta che proprio qui nel Messinese Pietro Novelli non dico apprezzato, ma non è tanto conosciuto, non è molto noto, anche a livello, ultimamente a livello di internet, per esempio, ecco, non solo in altri ambiti. E questo forse perché lui non lascia effettivamente delle opere qui, molte opere, come invece è a Palermo e in provincia di Palermo. Le chiese sono veramente strapiene di questo pittore. In particolare siamo qui a parlarne perché? Perché lui alla fine della sua carriera, della sua purtroppo breve vita, perché lui muore a soli 44 anni, lui viene mandato proprio a Milazzo. Dal viceré Cabrera viene mandato nella piazza Porte di Milazzo per sovrintendere le fortificazioni. E durante questo periodo, che è abbastanza studiato comunque dagli storici dell'architettura, qua vedo presente il professor Corno Terranova, che è uno dei massimi studiosi del castello di Milazzo, dell'architettura milazzese. Insomma, questa parte, diciamo, è stata abbastanza attenzionata. Invece, per quanto riguarda l'altra attività che sicuramente il Novelli svolse qui, invece si sa poco o nulla. E dicevo, perché a Santa Lucia questa comunicazione? Perché proprio a Santa Lucia c'è l'unica opera certa del messinese, dell'opera messinese del Novelli, in quanto è firmata e datata. Tra l'altro, firma e data sono comparsi solo in tempi abbastanza recenti, perché prima erano occultati, mi pare fino agli anni 80 erano occultati da una cornice marmorea, poi in seguito a un restauro sono balzati fuori. Detto questo, che è il fulcro, diciamo, della comunicazione di stasera, io però volevo appunto far vedere chi è veramente, far capire chi è questo pittore, e mi sposto un attimo, perché è un pittore che è stato famoso fin da subito, sin da quando era giovanissimo, addirittura i suoi quadri sono stati esportati sin da subito, addirittura in Spagna, e a Napoli, in Inghilterra, quindi c'è stata questa specie di diaspora delle sue opere. È un pittore innanzitutto che si forma in ambito manieristico palermitano, in quanto è figlio di un pittore mediocre, un certo Pietro Antonio Novelli,
E poi si forma la scuola di Vito Carrera, un altro pittore manieristico, che lui nasce nel 1603 a Monreale, quindi sappiamo che nel primo ventennio del Seicento la cultura pittorica, almeno qua in Sicilia, è ancora manieristica, è tardo manieristica. Anche se però ci sono già dei capolavori a Palermo. E siccome lui è un giovane molto sì, cerco di darmi anche da fare con questo. Per andare alle prime come si fa? Vediamo. Sotto. La cartella sotto. Conferenza Novelli, basta aggiungere conferenza Novelli e cliccare là. No, va bene, anche così. Ecco, cominciamo dalle prime. Ecco, questo è il quadro più famoso. Quindi, dicevo, lui fa poi il classico viaggio di istruzione a Roma e a Napoli, che sono i centri principali della cultura del tempo. C'è Roma barocca, insomma, che veramente è il centro della cultura pittorica del tempo, ma anche a Napoli lui ha modo di conoscere i caravaggeschi napoletani, Ribera e Baccaro, Stanzione, mentre a Roma conosce anche i classicisti emiliani, conosce Pietro da Cortona, conosce i pittori veneti, eccetera. Però prima ancora di questo viaggio, che lui fa già grandetto, perché lo fa agli inizi degli anni 30, quando era giovanissimo, lui praticamente resta quasi folgorato da due capolavori che noi avevamo a Palermo, perché uno è il famoso Caravaggio dell'oratorio di San Lorenzo, per intenderci la Natività coi pastori, per intenderci è quello che è stato rubato dalla mafia come prova d'abilità di Marino Mannoia. Agli inizi fece questo, ebbe questo compito di rubare, una cosa molto difficile, molto eclatante, di rubare l'unico Caravaggio che avevamo a Palermo del 1608, ma che il nostro Novelli veramente dovete abbastanza conoscere da ragazzino. E poi soprattutto, ecco, lui fu folgorato veramente da un'altra opera, importantissima del Van Dyck, il Van Dyck che noi abbiamo, questa l'abbiamo ancora, grazie a Dio, nell'oratorio del Rosario in San Domenico. Cioè la Madonna del Rosario, questa è considerata veramente il quadro più importante del soggiorno non siciliano ma italiano del Van Dyck. Van Dyck che fu a Palermo, fu per un anno pieno, diciamo un anno e mezzo circa, proprio fu a Palermo, poi si dice che scappò via per la peste, che intanto era scoppiata alla fine del 24, però lascia a modo di lasciare queste opere. Quindi il Van Dyck, il Novelli viene folgorato soprattutto, ecco, da questo stile del Van Dyck e soprattutto da questi personaggi, da questo ideale cavalleresco che incarna il Van Dyck, da questa forza ritrattistica, da questa solennità dei personaggi, ma anche dall'atmosfera. L'atmosfera così, diciamo, incerta, un po' nebulosa, un'atmosfera neo-veneta, diciamo. E quando dico neo-veneta parlo di mi riferisco a Tiziano e Tintoretto, insomma, che sono presenti nella cultura del Van Dyck. Quindi lui, diciamo, già a Palermo aveva questi punti di riferimento. E quindi abbiamo di lui le sue caratteristiche sono opere ampiamente orchestrate innanzitutto. Ecco, questo è considerato forse il capolavoro, è il San Benedetto distribuisce i pani di Monreale, purtroppo non è completo perché è lunghissimo, continua di qua, ma questo è essenziale, questo è il San Benedetto che distribuisce la regola sotto forma di pani, vedete, a quel cavaliere, e questo è anche, l'ho messo, è anche importante perché pare che qui lui raffiguri la sua famiglia, ecco, quello sopra in alto è lui stesso, quello che riguarda lo spettatore, vedete, coi baffi, quello dovrebbe essere proprio un autoritratto sicuro del Novelli. E poi qua sotto c'è la moglie, i due bambini e sulla destra il vecchio padre, perché un'altra caratteristica del Novelli è la raffigurazione realistica soprattutto dei vecchi,
ecco, colti proprio, ecco, non idealizzati, ma diciamo raffigurati proprio nelle loro rughe, nel loro realismo espressivo, ecco, soprattutto la penetrazione psicologica dei personaggi. Poi dovremmo avere anche un particolare. Ecco, questa è la bellissima figura femminile, vedete, che sa tanto di Domenichino, di Guercino. Ecco, questa è invece un San Francesco di Paolo, che probabilmente si trova al Museo Diocesano. È un'opera dotata di una forza espressiva, di una spiritualità, ecco, notevole, perché ecco, un'altra caratteristica del Novelli è la profonda spiritualità dei suoi personaggi, specie personaggi sacri. Ecco, poi ho voluto mettere questo perché questo è particolarmente caravaggesco, come vediamo, vedete qua c'è questo luminismo, ecco, molte pare del Novelli sono caratterizzate da questo luminismo, questo contrasto luce e ombra, molto, molto suggestivo. Ecco, poi ho voluto mettere questa immacolata, ecco, per far vedere la composizione, la sapienza compositiva, ecco, vedete, già barocca, e con questi angeli attorno, e questa Madonnina, ecco, questa Immacolata, già con tutti gli attributi che si andavano canonizzando proprio in questo periodo della Vergine Immacolata, che qua siamo negli anni 30-35, e proprio siamo in periodo di affermazione degli attributi della Vergine Immacolata. Ecco, poi ho messo qualche affresco per farvi vedere la differenza, ecco, tanto chiari che sono gli affreschi, pervasi da questi colori pastello così teneri, così chiari, insomma questa maniera diurna, diciamo, tanto invece notturne sono cupe, a volte dei colori cupi sono invece le pale d'altare. C'è questa, ecco, questo per esempio è uno dei capolavori, è il Mosè, vedete? Questo rosso cupo e poi questo bruno di fondo, e questo luminismo, e soprattutto la espressione così intensa del vecchio Mosè. Ecco, questa invece è una cosa un pochino più amena, è un angelo che risente invece del classicismo emiliano, di Guido Reni, di, insomma, ecco, un po' di Domenichino, che si trova a Cefalù. Ecco, e questa è un'altra opera della maturità che si trovava in Santa Chiara, è la Pietà di Santa Chiara, in cui lui ritorna di nuovo a Caravaggio. E si pensa che lui sia tornato a Caravaggio alla fine della sua carriera, dopo aver visto invece questa volta i due Caravaggi di Messina, che a Messina ci sono, oggi al museo civico ci sono due stupendi Caravaggi. Una è l'Adorazione dei Pastori, l'altra la Resurrezione di Lazzaro, e prima chiaramente si trovavano in due chiese, e poi distrutte dal terremoto, e oggi sono al museo. Che se ancora non le avete viste, vi consiglio caldamente di andare a vederle, perché ne vale la pena. Tra l'altro sono state restaurate da poco. Ma io pensavo di aver messo qualche altra cosa, quindi scusate un attimo. Ero convinta che ci fosse prima qualche altro affresco. Ecco, questo è un altro affresco, per esempio, della chiesa dei Pollaioli, è una natività coi pastori, dove si evidenzia quella caratteristica tipica degli affreschi del mostro di cui vi avevo parlato. Ecco, questa è invece un'opera degli inizi del periodo giovanile, però, ecco, vedete, è quasi raffaellesca, un'annunciazione quasi rinascimentale, vedete? Una cosa degli inizi, proprio è un gioiello, diciamo. E questo è un altro affresco. Ecco, questo per far vedere la differenza fra gli affreschi invece e i dipinti a olio. E questo è pure, direi, che quasi raffaellesca, vedete questo bambino così paffuto, e la Madonna con bambino è un re mago, è un affresco staccato che si trova oggi a Palazzo Batellis, al museo.
Ah, questa l'ho messa perché? Perché questa dovrebbe essere una delle rare opere che si trovavano a Messina, però dove? Nella collezione di Don Antonio Ruffo. Quindi qui non abbiamo una storia, una committenza storica ab antiquo di quest'opera, bensì è un'opera che corrisponde alla descrizione delle tante opere del massimo collezionista del Seicento, questo Don Antonio Ruffo di Messina, quindi quest'opera doveva essere proprio nella sua collezione. Oggi si trova al Museo Civico di Agrigento. Va bene. Ora, detto questo, ora torniamo all'argomento principale di questa comunicazione, cioè il soggiorno milazzese del Novelli. Dimenticavo di dire che il Novelli ebbe anche i più importanti committenti del tempo, perché fu subito stimato, subito considerato veramente un grande pittore, quindi ebbe i massimi ordini religiosi che gli chiesero opere, quali in primis i benedettini, i gesuiti, ma anche i francescani, e poi anche i viceré, la corte vicereale, perché lui lavorò a Palazzo Reale, affrescò la sala del Duca di Montalto a Palazzo Reale di Palermo, ma anche dei nobili, degli importanti nobili, per esempio i Branciforte. E per esempio lui morì perché? Perché lui volle accompagnare il capitano di giustizia Pietro Branciforte durante una sommossa popolare, durante la sommossa del Dalesi nel 1647, e praticamente a quel punto c'era la folla inferocita che gli sparò un colpo di archibugio al braccio destro, e si dice che lui, pur di non farsi amputare questo braccio, che costituiva lo strumento del suo lavoro, lui preferì morire di cancrena, diciamo, a soli 44 anni, ecco, per dire i tempi, che personaggi di altri tempi che c'erano. Ma torniamo invece appunto a questo soggiorno milanese. Quindi a un certo punto il viceré Cabrera, che possiamo dire in tutto e per tutto un suo committente a questo punto, pure lui, un committente del Novelli, forse perché il Novelli gli aveva approntato questo arco trionfale per la sua entrata trionfale a Palermo pochi anni prima, nel 1640-41, ecco, il Novelli gli fa questo arco che viene scelto fra tanti altri bozzetti, viene scelto questo disegno del Novelli. E allora da quel momento tra i due si instaura un rapporto di fiducia, di stima, per cui nel 1643, dopo 2-3 anni, il viceré Cabrera, dopo aver fatto lui una ricognizione per le fortificazioni dell'isola, lui incarica Pietro Novelli come ingegnere militare, che doveva sovrintendere, diciamo, alle fortificazioni del regno. E c'è una cosa che in particolare, ecco, lui come motivazione, il viceré dice: lo scelgo perché è esperto sia in architettura militare sia in architettura civile. E questa è già una cosa che mi dà da pensare, io che come noto sono una patita degli architetti milazzesi dai tempi della tesi di laurea, ho sempre studiato gli architetti milazzesi, è una cosa che mi ha dato da pensare. Allora, infatti, no, c'è un disegno che volevo farvi vedere. Ora, per quanto riguarda le fortificazioni, non starò io qui a parlarne, perché ci sono illustri studiosi che ne hanno già parlato abbastanza, ci sono dei documenti che sono stati trovati. E lui, comunque in breve, lui lavora alla città spagnola del castello e poi al quartiere spagnolo. Fa dei lavori di sopraelevazione, per intenderci quello dove attualmente c'è l'antiquarium archeologico di Milano, il quartiere. Ma diciamo, da un altro punto di vista, ecco, noi abbiamo altre cose. Dunque, c'è a questo punto un'attribuzione che forse non è stata più considerata dagli studiosi, non so,
da parte dell'architetto Samonà. L'architetto Samonà, dico, era un cattedratico, un grande professore universitario di architettura negli anni 30, il quale a un certo punto gli attribuisce il disegno delle absidi, interne del Duomo antico di Milazzo. Ora, questa cosa non è stata più tanto considerata, tanto ripresa, non lo so. Questo è un disegno che io ho portato come raffronto stilistico, perché io sono perfettamente d'accordo con questa tesi. Quindi questo è il disegno di uno spaccato di una cupola del gabinetto di disegni e stampe del Museo Vatellis. Vedete, c'è questa spaccato, questa cupola con queste vele, questi costoloni e con questi affreschi dentro le vele. E poi vedete qui, in particolare, ci sono queste tabelle rettangolari sul tamburo, tabelle che sono decorate da stucchi. Ecco. Ora, senz'altro questo mi ricorda tanto alcune cose, anche la cupola volendo del Duomo, non solo le absidi. Ecco, questo è in particolare della cupola del Duomo con degli affreschi, Ecco, vedete questo disegno di questa cupola con queste targhe, questi elementi rettangolari intervallati da stucchi e affreschi, diciamo, a intervallo. Ecco, questo è il disegno della cupola, vedete, con quelle, con quei costoloni di stucco. Ma io volevo farvi vedere invece, ecco, un disegno anche della, delle absidi del Duomo. Vedete? Vedete queste paraste, diciamo, queste con marmi misti, incrostate di marmi misti, però il disegno, vediamo, vedete il disegno come è simile a quell'altro, come pure anche il disegno, per esempio, di questa finestra. Osserviamo bene questa finestra, vedete, qui ci sono, vedete, è affiancata da queste volute a chiocciola, e poi è sormontata da questo elemento trabeato di forma semicircolare, questo arco, che troviamo tranquillamente in un altro disegno del nostro. Vediamo se lo troviamo, scusate. Un altro disegno del nostro. Ma perché sono messe tutte così? Queste erano tutte insieme. Forse prendendo la cartella. No, vabbè, ormai siamo arrivati. Ecco, questo è un disegno proprio di mano, autografo del Novelli. Vedete questo coronamento così trapeato, e poi queste volute a chiocciola. Quindi è proprio tipico, questo disegno è tipico del Novelli. Vedete? Ecco. Ma, diciamo, ecco, fatte queste ipotesi, però l'elemento che mi ha dato l'input per questa comunicazione è un altro discorso ancora, cioè è precisamente il rinvenimento da parte di uno studioso palermitano di recente di un documento che parla di la commissione di un quadro al Novelli da parte di uno dei giurati di Milazzo, mi pare Annibale Sacco, così. Anzi, più che la commissione, addirittura il pagamento, quindi il pagamento finale di 100 once per un quadro. Purtroppo è per uno quadro, cioè non si specifica il soggetto, purtroppo, se no tutto sarebbe stato molto più semplice. Allora qua chiaramente si apre tutto un mondo, perché le ipotesi sono tante. Il documento è molto importante perché ci mostra che il Novelli esercitò la sua attività di pittore, quindi è come qualcuno di noi studiosi milanesi magari supponeva, però senza le prove. Ora c'è questa prova che lui fece anche il pittore, quindi non solo l'architetto militare, non solo l'architetto decoratore, ma anche il pittore. Ma di che cosa poteva raffigurare questo dipinto, essendo commissionato dall'università milanese, e soprattutto dove poteva essere collocato? E allora, dove possiamo fare delle ipotesi? O a Palazzo dei Giurati, che era il palazzo municipale del tempo, sempre nella cittadella, ma anche al Duomo. Il Duomo antico era ampiamente dotato
dall'università, infatti è pieno proprio delle Aquile, della Civitatis Milanum, come sappiamo noi, diciamo, milanesi. Oppure anche in San Francesco, nel santuario di San Francesco di Paola, che era pure ampiamente dotato proprio dall'università. C'era questa diciamo, corrispondenza tra le due, tra l'istituzione civile e quella religiosa. Allora io tra i tanti disegni del gabinetto stampa di Palazzo Catalis ho trovato questo, che mi ha incuriosito parecchio, perché innanzitutto è un San Francesco, come vediamo, di Paola, è la figura, il miracolo dello stretto, cioè il passaggio che il santo fa sul mantello da Catona in Calabria a Messina, alla penisola del Faro, come dicono gli antichi storici. E praticamente questo è un miracolo particolarmente sentito qui nel messinese. Infatti lui, quando deve raffigurare il San Francesco di Paola, come abbiamo visto prima, il primo santo che vi ho mostrato, il San Francesco di Paola, che lui fa a Palermo, e lo raffigura in tutt'altra posa, sono il santo con le braccia aperte e lo sguardo al cielo. Invece questa è proprio per questo, diciamo, ecco. Ora, voglio finire proprio con questo. Ora, se purtroppo il quadro di Milazzo noi non l'abbiamo, visto, possiamo fare solo delle ipotesi, invece quello che abbiamo con sicurezza del soggiorno milazzese del pittore è questo bellissimo quadro. Ora voglio spendere due parole per finire su questo. Perché? Perché è un quadro che forse non è stato molto attenzionato qui. Forse perché non è stato capito, anche perché ci sono stati in passato qualche giudizio negativo, come quadro declamatorio, quadro un po' retorico, quadro che ne si sente di moduli già esperiti, come per esempio, vedete, questi che avevo messo prima, ecco, vedete, questo è il Sant'Agostino di Palermo, hanno detto che riprende il Sant'Agostino, ma certo, perché è lo stesso pittore, ci manterrebbe, che copiasse un altro, lui ripete se stesso. Oppure vedete quest'altro, questa è la messa di San Gregorio, sempre del Novelli di Alcamo, e qua sopra praticamente la trilade è quasi identica. Poi ci sono pure le anime del Purgatorio, vedete, a destra e a sinistra, questa è la messa di San Gregorio. Invece in quello di Santa Lucia abbiamo il San Biagio. Diciamo, è una cosa un po' strana questa, perché nell'iconografia delle anime purganti generalmente non ci sta il San Biagio. Allora, perché questo? Innanzitutto il quadro, come ha dichiarato la studiosa, già dall'89, la studiosa Angela Mazzei, la professoressa all'università Angela Mazzei, questo è stato commissionato dalla Confraternita degli Agonizzanti, che aveva luogo anche a Santa Lucia, come in Arapatti, come in altre zone della Sicilia, insomma del messinese. Ecco, confraternite che nascevano queste, siamo in periodo ancora di controriforma qui, attenzione, quindi proprio c'è questo nascere, queste compagnie, queste confraternite, perché la Chiesa cattolica vuole rafforzare se stessa contro il protestantesimo, contro il pericolo ancora islamico, insomma la battaglia di Lepanto c'è stata da poco, nel 1571, qua siamo ai primi decenni ancora del 600. Quindi c'è il proliferare di queste compagnie, di queste confraternite. Quindi, in particolare, questa confraternita degli agonizzanti aveva come scopo quello di incentivare le preghiere dei vivi per le anime dei defunti, e poi di aiutare alla buona morte, a fare una buona morte con le preghiere, coloro che morivano in peccato. Un peccato mortale, i miscredenti, i malfattori, eccetera. E questo, appunto, dicevo, secondo le direttive, poi non voglio tanto entrare, perché insomma nel libro dei Maccabei è detto chiaramente, è un assunto del libro dei Maccabei, questo fatto, l'importanza
del pregare, delle preghiere dei vivi per le anime dei defunti. Dunque, allora a questo punto nel quadro però si vuole mettere San Biagio perché? Perché è il santo compatrono di Santa Lucia. Non il patrono, perché qui la nostra patrona è stata sempre la bellissima Santa Lucia, da antico diciamo, ma è il santo compatrono questo, il cui culto è molto sentito qui nel Messinese, anche a Messina c'è una chiesa dedicata proprio a lui, è patrono di altri paesi della provincia. E vedete questo santo, vedete la profonda spiritualità di questo quadro, perché abbiamo questo santo innanzitutto in primo piano, che è il vero protagonista della scena, a mandato di questo piviale così ricco, perché lui era vescovo e fu martirizzato nonostante fosse vescovo, non solo, e nonostante nel 316 d.C., cioè 3 anni dopo l'edito di Costantino, e lui era un vescovo d'armeno, fu in Armenia, quindi si vede che c'erano ancora delle frange contrarie a questo editto di Costantino, quando lui fu martirizzato, e vede in primo piano, c'è pure, non si vede bene, accanto alla mitra pastorale, quella bianca, c'è l'attributo del martirio, il pettine di ferro, il pettine per caldare la lana con cui gli furono lacerate. Vabbè, lasciamo stare. Quindi lui è il protagonista della scena. In secondo piano, su un piano un po' arretrato, ci sono queste anime del purgatorio che guardano verso l'impiglio, che agognano di salire verso l'impiglio. Nel piano superiore, ecco, il piano superiore è il piano celeste, vedete? È l'impiglio, con la Vergine e la Triade, il Figlio e il Padre. Però è da notare, vedete, lo sguardo del santo verso la Vergine, il santo si rivolge direttamente per ottenere questa intercessione verso la Vergine Madre, la quale che tra l'altro è assisa pure, seduta, però ha gli attributi dell'Immacolata, perché come vi dicevo prima è il periodo proprio della definizione iconografica questa dell'Immacolata Concezione, proprio nel 1642 è appena uscito il trattato di Pacheco del Rio proprio su questo, sulla definizione degli attributi di questo dogma dell'Immacolata Concezione. Quindi dicevo, il santo che guarda, che chiede la grazia verso la madre, a sua volta la madre che guarda a sua volta da intermediaria, pure lei, verso il figlio, vedete, verso il figlio, e poi dice chiaramente c'è l'Eterno e lo Spirito Santo. Quindi come vediamo, poi è un'opera che è tutta pervasa di una luce, vedete qui non c'è più quel luminismo caravaggesco, quel contrasto violento, luce e ombre, ecco, qui invece è tutto soffuso da questa luce dorata, che a mio modo di vedere è una emanazione della luce divina, perché tutto pervade, tutto, vedete, io lo leggo così questo dipinto. Quindi questo per concludere, io concluderei dicendo che questa è un'opera compiuta in sé, perché l'importante è questo, no? Che magari ripeta dei moduli di qua e di là, come facciamo un po' tutti, o tutti quelli che dipingono, insomma, bene o male, prima o poi si ripetono, si riconosce lo stile. Ma l'importante è che un'opera d'arte abbia una sua compiutezza in sé, cioè sia dal punto di vista formale, stilistico, che anche dal punto di vista iconografico, del significato. E secondo me questo, insomma, ci sta tutta. Questa, a mio modo di vedere, è un'opera che dovrebbe essere ancora più valorizzata, perché è un'opera d'arte dei Novelli, l'unica opera, dicevo, firmata e datata del messinese, del soggiorno messinese dei Novelli, proprio qui nella vostra bella Santa Lucia. E con questo penso di poter finire. Intanto grazie.
femmine. Io ovviamente ho mille curiosità, mille domande che vorrei farle, però prima mi sembra opportuno chiedere al pubblico se ha qualche domanda da rivolgere alla dottoressa Elvira D'Amico, già che abbiamo la possibilità di sembrare la più presente tra noi. Intanto libero rapporto. Più che una domanda è un ringraziamento alla dottoressa D'Amico, perché finalmente ci ha detto dell'importanza di questo capolavoro che la nostra città, diciamo, si onora di possedere. Perché anch'io avevo sentito qualche sirena che aveva catalogato questo quadro come un'opera minore del grande Novello. Invece non è così. Perché, allora io la ringrazio veramente che mi ha dato questa certezza, perché io da incompetente l'avevo sempre ritenuto un capolavoro. Ora ho questa sua da un'esperta d'arte come lei, allora stasera io me ne vado a casa molto contento. La ringrazio. Bravo. È appunto il San Gregorio Domaturgo, già che insomma originariamente si parlava, adesso però non so citarlo in tutti i film, era molto se me l'ha fatta vedere perché non ce l'ho più. Però guardate una cosa, che qui nel Messinese sono state fatte un sacco di attribuzioni. Per esempio, si diceva che tutte le opere della cattedrale di Patti erano del Novelli, invece è venuto fuori che sono di scuola. A Piraino si diceva, invece quella di Piraino è sicuro della figlia Rosalia Novelli. Per questo io dico, questo è sicuro perché è firmato e datato. Quindi magari gli altri possono essere attribuiti ora a fare qua un expertise subito su due piedi, non so quanto me la sento. Dal fatto che sì, vediamo se riusciamo a liberarlo. Anche diciamo, sì, nella vulgata più attrita, quando si parla delle opere d'arte che sono presenti all'interno della concattedrale lucese, si citano sempre due opere del Novelli. Sì, dappertutto sono attribuite al Novelli, dappertutto, perché lui ebbe fama, fu famoso sin da subito, sin da vivo, e quindi in tutti i musei ci sono dei depositi, ci sono opere attribuite al Novelli, insomma. Però bisogna vedere, quelle veramente autografe sono, si contano su un palmo di, non dico di una mano, di due mani. Anche perché insomma diciamo che la sua presenza a Milazzo e poi quest'opera Santa Lucia del Nela ci dice anche molto sull'importanza che doveva avere il centro lucese al tempo, perché insomma Novelli aveva una fortuna già presso i suoi, insomma, già al tempo in effetti, quindi non è stata una fortuna postuma. Quindi anche questo sì, è testimonia. Quindi si tratterebbe di una centralità di committenti che già si rivolgevano a lui. E poi ripeto quella di Messina. Ecco San Gregorio. Qual è? Non è questa? No, questa è quella. Devo chiudere questa. Devo chiudere. Piuttosto la devo togliere. Vorresti terminare? Sì, volevo solo. Allora è questo, solo che diciamo in questa maniera non riusciamo a condividerlo con il pubblico, però i lucesi, per avere presente di quale opera stiamo parlando, devono pensare alla tela che c'è entrando dalla porta della cattedrale, che praticamente si affaccia sulla piazza Municipio. Sì, esattamente, sulla destra praticamente. Scusate, non ha niente di non assolutamente. Questo sarà un locale che magari imita un po', ma nemmeno perché in effetti anche la luce da cui ci siamo soffermati su questo elemento è completamente diversa, e poi cioè, a me fa pensare sempre a un sogno, a questo quadro. Guardate, forse non ho detto un'altra cosa, per esempio qua ci sono dei pittori che veramente imitano, per esempio Iannelli, ora che ci penso, Filippo Iannelli, io fa una copia di in un paese, ad esempio della provincia, in persone strette, è possibile, proprio è una copia precisa, perché già
sì, la fortuna da quella, diciamo. Quindi diffidare delle, come si dice, diffidare delle invitazioni, insomma, mentre questo vostro è sicuro al 100%. Anche perché a Messina, per esempio, è lì, non l'ho visto. Eccolo lì, ce l'abbiamo. Eccolo. È un po' scuro. Però in effetti, cioè, anche io l'ho sempre guardato così con l'occhio della persona non esperta. Però adesso, alla luce di quello che ha detto la dottoressa, anche pensando alla luce, alle figure. Veramente non c'è proprio niente, completamente. Mettiamo, ecco. No, deve essere un pittore locale. Potrebbe essere il Silvio Iannelli. Sì, potrebbe essere uno dei film. Ricordo più Iannelli che non. Anche perché le figure si sembrano, ripeto, le dico da non esperta, anche insomma, avere proprio una consistenza fisica che invece le altre non hanno. Cioè, vedendo la tela con San Biagio sembra insomma, di essere quasi in un sogno, no? Le figure sono evanescenti. Invece qui c'è una concretezza proprio delle figure, anche Valeria. Non riscontro assolutamente. Allora, dobbiamo dire che erano due originariamente quasi di Novelli a Santa Lucia del Mela, di cui uno rubato. Sì, viene riportata la biografia dell'autore. Abbiamo insomma smentito questo cliché. Completamente niente. Non saprei proprio neanche che. Bene, grazie. Sì, prego. Sono dato attraverso la carriera delle immagini che i Novelli, proprio nell'opera che abbiamo a Santa Lucia, dà anche molta attenzione ai vissuti del filiale sì. San Biagio, cosa che non ha fatto nei vari altri documenti che possono altri sani. Quindi vedo che anche i Novelli ha dato una particolare attenzione a quella che è l'arte decorativa dei vissuti. Attraverso anche la tipologia del disegno si può riuscire a datare un dipinto. In questo caso abbiamo l'aiuto che il dipinto è firmato e datato. Però anche attraverso il disegno che si trova sia nello sperone e anche nel manto è un disegno tipico del Seicento, di quel periodo là. Cioè lo sperone con i cami a girali, sì. Mentre il tessuto è un tessuto, un damasco, mi pare, con la fiorata, con la maglia ogivale. Quindi vedo che di tipo rinascimentale. Una particolarità. Lui, però, attenzione, perché lui non è proprio un pittore realista da questo punto di vista, e perché lui tende sempre a simboleggiare tutto quello che fa, cioè tutto quello che fa, diciamo, è un simbolo. Attenzione, per quanto riguarda la raffigurazione dei parati sacri. Avevano tutto un significato particolare nel 600, nel 500. Ecco, noi spesso e volentieri vediamo anche, per esempio, tante statuine di legno dorato, questi santi che dovrebbero essere poveri, spesso santi poveri, gli apostoli, per esempio, tutti poveracci, pescatori ammantati di questi piliali, di queste pianete. E questo perché? Perché praticamente sono rappresentati come dei principi che sono nella scala gerarchica, sono i massimi, cioè come i nobili, come i principi sono nella scala gerarchica i più alti, diciamo, dal punto di vista laico, così questi santi, specie i massimi, i maggiori santi, sono raffigurando i principi della Chiesa. Quindi spesso abbiamo questa discrepanza tra alcuni santi, magari poveri, tipo francescani, antichi apostoli, soprattutto mi è capitato di vedere di recente proprio degli apostoli tutti ammantati da oro, di damasco, perché il significato è simbolico. È simbolico, siccome queste stoffe erano costosissime, erano preziose ed erano considerate appannaggio appunto dei nobili, ripeto, quindi quelli sono considerati proprio i principi della Chiesa. Questo.
se c'è qualche altro intervento, qualche altra curiosità, altrimenti... Ah, sì, forse sì, Nicola Pivo. Ma è una curiosità, non so se... per farvi ridere. Però lei la conosco. Sì. E chi non la conosce? È appunto. Negli anni 70 il parroco dell'Annunziata, padre di Bartolo, era convinto che il colore del fuoco delle anime del purgatorio fosse sbiadito. Una mattina con padre Vito Inzana l'abbiamo colto con una scatola di vernice pronto a mettere mano. Non parliamo di quello che hanno combinato i parroci. Quella era la curiosità. Era un rosso fuoco che lui avrebbe. Per fortuna l'avete fermato in tempo. Bravo. La curiosità. Vedete, è stata scuola da Padova all'Annunziata invece. Qui ci è arrivato. Dico una cosa che noi abbiamo trovato di recente, il parroco, il nuovo parroco, giovanissimo, della cattedrale di Palermo. La cattedrale, non so se avete presente, dove ci sono i sepolcri di Ruggero, che lavava. E con una... quasi con l'acqua d'arancia, con uno strumento sì proprio per lavare per terra, e poi li metti tipo Mastrolingo, ha lavato tutte le, siccome erano sporchette le statue dei gaggini, abbiamo trovato che abbiamo avuto una soffiata subito, tipo da qualche sacrestano, subito ci siamo precipitati, e questo no, oddio, questo perché veramente i parroci hanno fatto sia loro, ma hanno fatto fare hanno fatto fare dei danni enormi perché per ignoranza e perché si fidano appunto di questi amici di sacrestia, di questi restauratori purtroppo non titolati, non titolati. Infatti noi insomma noi come sovrintendenza diamo una volta soltanto alle persone che abbiano requisiti. Ma questo la vedi tramite internet, anche qualunque soldi sono bellissimi, io dovrei anche perché uno dei miei pallini per quello che te studi come saprete no prossimamente dai, speriamo di avere l'altra ospita se ti piace del bene. Intanto volevo dire che la dottoressa Tira d'Amico ci fa anche dono di due volumi e che andranno a arricchire il patrimonio librario della nostra biblioteca comunale. Già un paio l'avevo dato. Sì, il mio nonno, il vistolario del nonno. Sì, 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 sì. Perché come dicevo la dottoressa, oltre ad essere un'esperta d'arte, appunto è anche una scrittrice che di fatto dà delle sempre due romanzi, però... Questa è la cultura del Misseno, che io invece quando ero alla sovrintendenza di Alta Misseno, è un insieme di saggi a cura mia, e questo è una cosa che ho fatto l'anno scorso per i 90 anni dell'ex sovrintendente Vincenzo Scuderi. Forse qua qualcuno se lo ricorda, è più, diciamo, quello che gli bianchi. Forse se lo ricordo, ma siccome ha fatto 90 anni, io ho voluto omaggiarli proprio di tasca mia, devo dire, perché insomma, per ora Palermo è peggio di qua. E abbiamo fatto questa miscellane di studi e poi la presentazione con me. Sono degli studiosi molto importanti che hanno attribuito più che altro lo do per questo. Grazie, grazie mille. Grazie. Noi rispondiamo invece con i volumi, ma i numeri della rivista culturale Mantaru, perché io già conosco, il primo numero lo conosco. Esatto, ho avuto il primo numero, però non agli altri. No, gli altri non mi mancavano. Perché non mi sono stati più tardi come il primo esatto, è stata una nostra diciamo, una carenza dello studio, però cerchiamo di formare anche perché in effetti diciamo che tutta la nostra associazione, così come anche il lavoro di tanti ragazzi che insomma, si interessano di questioni che riguardano l'arte, la cultura, la bellezza e la semplicità del mare, è un lavoro appunto totalmente gratuito.
insomma, noi crediamo che questa forma di volontariato, di associazionismo sia vincente per il territorio, mancando insomma la scommessa che portiamo avanti con i ragazzi del proprio del Mele, poi con Massimo Trigamo, e il signor Viviano, Angelo Mancuso, Libero Rapazzo, insomma chi sta contribuendo con i propri articoli, i propri saggi, proprio perché vogliamo che la memoria di tradizioni che magari non hanno una storia scritta riesca ecco, ad arrivare anche a chi verrà dopo di noi. E d'altra parte ricordo anche i prossimi appuntamenti dell'Associazione Culturale Bronte del Mela, e segnalo il Carnevale Storico Lucese in due serate che si terranno credo a febbraio. Allora, abbiamo guardato le date sul calendario, il prossimo Carnevale non me le ricordo, proprio perché abbiamo rivitalizzato una tradizione che risaliva insomma alla, sì, infatti, al 600, no? Ora non ricordo, tutta la storia la racconta l'assessore Rosario Torre. E poi nel darvi appunto questa data volevo così ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questo evento, e cioè Antonella Librando, Filippo Librando che adesso non è qui con noi però insomma ci dà una mano da lontano, e Santo Arizzi, Claudia Sgrodi, Ego Mastroeni, Tiziana Parisi, Franco Trifirò e Antonella Cirino, Rosario Torre che è sempre vicino insomma all'associazione, poi ha dimostrato una sensibilità che magari in effetti tutti gli amministratori dovrebbero avere nei confronti di questo patrimonio, perché veramente possa diventare una risorsa per anche il rilancio economico e turistico del territorio. E penso che possiamo insomma lasciarci con questo messaggio, ringraziando ancora la dottoressa per questa carrellata meravigliosa e anche per averci svelato questo inedito su cui insomma converrà adesso metterci così a studiare e approfondire. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie. E grazie a tutti.